Non si vuole fermare più Lucarelli, 3 vittorie negli ultimi 3 impegni per il Chieti, che deve rinunciare a Chiacchia al suo posto, spazio per Di Renzo. Il Porto d'Ascoli soffre soprattutto sulle corsie laterali, le incursioni di Siragusa e di Mino. Orlando, che qui prova a sorprendere di testa il Porto d'Ascoli, agisce in attacco al fianco di Fabrizi, che risponde al compagno di reparto con questa conclusione apprezzabile. Chieti subito in partita, in costante crescita nelle ultime settimane dal punto di vista fisico e della convinzione, che ha la possibilità di sbloccarla, perché Domenico Mallardi della sezione di Bari ravvisa un tocco di mano in aria da parte di Marini, che rimedia anche un cartellino giallo. Calcio di rigore per il Chieti, si presenta Mele dal dischetto glaciale, il centrocampista del Chieti, la sua squadra è in vantaggio. Il gol con esultanza incorporata sotto la curva occupata dai tifosi del Chieti, che nel secondo tempo addirittura possono sorridere, perché il vantaggio diventa pure numerico per l'espulsione per doppia ammonizione di D'Alessandro. I primi segnali di una ripresa nervosa, spigolosa in campo e sulle panchine, con il Porto d'Ascoli che però trova coraggio alla ricerca del gol, che arriva con questo tocco di Spagna dentro per Passalacqua anticipato da Di Renzo. Forti recupera il pallone ostacolato da Sensi, difficile capire se il pallone sia entrato, ma resta l'intervento di Sensi sul portiere del Chieti. Irregolarità non ravvisata dall'arbitro Feroci, le proteste al suo indirizzo. A questo punto il Chieti si tuffa in avanti, vuole il quarto successo consecutivo in pieno recupero, trova il nuovo vantaggio grazie a Romano Puglielli, entrato solo nel secondo tempo per sostituire Siragusa, e fa esplodere di gioia il numeroso pubblico presente allo stadio Angelini, ma schiuma rabbia il Porto d'Ascoli. Si accendono gli animi, piovono le espulsioni, il più acceso di tutti è Napolano, che nel frattempo era uscito dal terreno di gioco, ne fa le spese anche Lucarelli. Grande tensione dentro il campo, è palpabile anche in tribuna, attimi di tensione, a fatica Mallardi riesce a fare riprendere il gioco e Rossi colpisce subito Orlando, che rimane a terra dolorante. Praticamente non si gioca più all'Angelini, volano parole e colpi proibiti. Espulso anche Rossi nel Porto d'Ascoli, Chieti vicino al terzo gol prima del triplice fischio. Infuocate le panchine, da una parte le proteste del Porto d'Ascoli, dall'altra la gioia dei giocatori del Chieti nel Far West dell'Angelini. La squadra di Lucarelli vince 2-1. Dobbiamo fare i complimenti a tutta la squadra per quello che abbiamo fatto oggi, è stata una vittoria importante. Il primo tempo secondo me abbiamo fatto molto bene, poi nella ripresa abbiamo un po' lasciato il pallino del gioco a loro, magari accontentandoci qualche volta, e c'è stato quel pareggio un po' fortuito su un'occasione che magari dovremmo rivedere, perché non so se c'era un fallo. Però poi la squadra ha reagito bene, chi è entrato veramente bene, tant'è vero che il gol l'ha segnato Romano Puglielli, e quindi questo dimostra che la squadra c'è, che la squadra è viva. Noi lo sapevamo che stavamo raccogliendo forse un po' meno di quello che proponevamo, però abbiamo lavorato, abbiamo continuato a sudare nel campo, il merito è di tutti, del mister, dello staff, della società, che ci ha lasciato tranquilli, che ci ha fatto lavorare bene, mettendoci a disposizione tutto quello che ci doveva mettere. E adesso ci godiamo queste 4 vittorie di fila e non ci vogliamo fermare, vogliamo cercare di fare qualcosa di importante. E ci sono stati 10 minuti un po' difficili in cui abbiamo sbagliato tecnicamente, qualche passaggio di troppo, qualche scelta, però poi alla fine la squadra ci ha messo tutto, ha dato tutto, e abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo facendo questi 3 punti che per noi sono importanti, che ci danno continuità, ci danno entusiasmo, ci fanno lavorare tranquilli, e adesso domenica andiamo ad affrontare un'altra grande partita. E vediamo di fare il massimo. Ma buona da parte di tutti, quando si vince vuol dire che si fa qualcosa di importante, siamo contenti tutti. Io faccio un plauso a chi è entrato, perché chi magari sta giocando un po' meno e oggi ha dato il giusto valore a quello che fa in allenamento, e quindi noi dobbiamo continuare così.